Il 28enne Alessandro Nigro Imperiale della delegazione AIS Foggia, il miglior sommelier di Puglia 2019, il concorso che ha visto 10 sommelier provenienti dalle delegazioni pugliesi dell'Associazione Italiana sfidarsi nel suggestivo scenario del Teatro Margherita di Bari. Diverse le prove affrontate, dalla compilazione di un questionario alla degustazione organolettica scritta di due vini anonimi, ma è nella finale a 4 con prove pratiche di servizio e di comunicazione del vino che Alessandro Nigro Imperiale ha avuto la meglio su Simone Bottega della delegazione Bari, Luisa Di Quonzo della delegazione Bat Sveva e Giuseppe Caragnano della delegazione Taranto. Sommelier da competizione, tutti provenienti da delegazioni differenti, segno tangibile dell'impegno dell'associazione a livello regionale nella divulgazione della cultura del vino. Dopo 3 anni possiamo dire che il seme piantato è germogliato, è diventato una pianta meravigliosa, con radici solide. Oggi abbiamo toccato con mano quanto questi ragazzi, questi colleghi siano dentro l'argomento. Hanno una conoscenza spaventosa della propria regione, ma soprattutto sanno raccontarla. Quindi il valore della narrazione oggi è stato dimostrato. Tanti complimenti, perché quando si inizia un lavoro con basi solide in maniera seria e adesso si iniziano a vedere i risultati, siamo tutti felicissimi. Una terza edizione che, oltre a rappresentare un tassello importante per la valorizzazione della professione del sommelier, apre al vincitore le porte del concorso Miglior Sommelier d'Italia, in programma a Verona il prossimo novembre in occasione del congresso nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier. Questo è un ulteriore traguardo che l'Associazione Italiana Sommelier in Puglia si è data dopo aver segnato dei percorsi di crescita notevoli in questi anni, che hanno tra l'altro visto un incremento numerico dell'associazione, che ormai conta più di 2.000 iscritti a livello regionale, e una qualità crescente anche del percorso formativo dei corsi. Ma questo è un itinerario specifico, particolare, che punta ad avere dei sommelier in grado di riconoscere dei vini alla cieca, in grado di raccontare i territori con grande naturalezza, in grado di parlare lingue straniere, insomma dei super sommelier da competizione potremmo definirli, che richiedono un percorso specifico di grande dedizione, che sono in continua preparazione, sono come dei ciclisti che corrono delle tappe un po' qui, un po' là, per migliorare la preparazione e partecipare al Giro d'Italia, diciamo. Il Giro d'Italia ci aspetta il mese prossimo in Veneto, saremo a Verona per il congresso nazionale e per il concorso Miglior Sommelier d'Italia,